Chiuso questo capitolo, parliamo di melanoma e parliamo di tumore del polmone. In studio per voi ci saranno il dottor Domenico Piccolo, il professor Achille Lococo, disponibili come tutti gli specialisti che transitano in questo studio ogni settimana a rispondere anche alle vostre eventuali domande. Per le modalità di interazione mi affido come sempre alla collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con la supervisione tecnica di Danilo Cinquino, che saluto e che ringrazio, siamo prontissimi a ricevere sia le telefonate che le email. Ricordo subito l'indirizzo email, che è salute@rete8.it. Sono due i numeri a disposizione con prefisso 0871 e sono 5873232, 5873233. Ci sono persone che già si stanno prenotando. A tra Grazie poco. Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Danilo. Parliamo di melanoma, l'importanza della prevenzione per il melanoma, ci dirà tutto il nostro graditissimo ospite. Buonasera e benvenuto nei nostri studi al dottor Domenico Piccolo. Buonasera, Grazie, dottore. grazie, buonasera, grazie per questo invito. Grazie a lei, specialista in dermatologia, è un new entry di medicina facile, quindi voglio farla conoscere un po' meglio ai nostri telespettatori. Specialista in dermatologia, docente a contratto dell'Università dell'Aquila e docente anche in alcuni master di altre università italiane. Esperto di videodermoscopia e di prevenzione del melanoma cutaneo, e penso che ne parleremo approfonditamente, no, dottore? Assolutamente. Esperto, qui invece mi deve aiutare, esperto di valenza europea in cicatrici atrofiche, ipertrofiche, cheloidee, ovvero che vuol dire? Vuol dire che purtroppo alcune persone hanno un modo di cicatrizzare non perfetto, non corretto, e per cui possono sviluppare lì dove c'è stato un trauma, un incidente, o a volte semplicemente per aver messo un piercing, un orecchino, delle cicatrici ipertrofiche, quindi più alte rispetto a quello che dovrebbero essere, o addirittura dei cheloidi, che sono delle cicatrici ipertrofiche e debordanti, quindi che vanno fuori dalla linea del trauma. E alcune volte queste cicatrici causano problemi non solo da un punto di vista estetico, ma anche da un Certo. punto di vista funzionale, perché possono dare dolore, bruciore, fastidio, sensazione di tensione. Quindi fastidio anche con gli abiti, oppure possono essere in unità estetiche, Certo. come per esempio le orecchie o il volto, e in questi Bisogna casi questi intervenire. pazienti vivono il Certo. disagio oltre che il fastidio. È anche vicepresidente della Società Italiana di Laser Dermatologico, è un calciatore amatoriale ed è il capitano della Nazionale Dermatologi. È forte sta nazionale. In che ruolo gioca il dottor Ah, Piccolo? io attualmente gioco a centrocampo. Quando ero un calciatore vero ero un terzinaccio Terzinaccio di quelli di quelli o piede o che palla. colpivano e partivano. Torniamo seri, parliamo di melanoma. Come si riconosce un neopericoloso, dottor Piccolo, un melanoma? Ma diciamo, non è così semplice come potrebbe sembrare, perché nella maggior parte dei casi il melanoma è molto diverso da un neo, quindi anche il paziente stesso vede una lesione diversa, asimmetrica, più grande, con colorazioni diverse, e quindi può essere già attratto, spaventato da questa neoformazione. Alcune volte però non è proprio così, esistono dei melanomi che somigliano maledettamente a dei nei. E quindi è difficile fare l'autodiagnosi da parte del paziente, ma a volte è difficile anche fare la diagnosi da parte del medico. Lì vediamo Nevo è benigno, diciamo così, è un neo buono. Possiamo dire che è un neo buono quello? Sì, quando si dice nevo è sempre È buono, sempre perché il nevo non può essere maligno, quindi la parola neo, nevo, vuol dire una cosa buono. Buono. benigna. E generalmente è di piccole dimensioni, ha bordi regolari, ha un colore uniforme, generalmente è marroncino o nero se sta in maniera più superficiale nell'epidermide, e appunto non può degenerare, non può diventare niente di pericoloso. Il melanoma invece è una lesione grande, asimmetrica, che presenta vari colori e che spesso insorge su cute sana. Questa è una cosa che molti pazienti non sanno. La maggior parte pensa che il melanoma sia una degenerazione di un neo, e invece nella maggior parte dei casi il melanoma è una lesione che viene su cute sana, quindi una Sì. lesione nuova. E questo fa sì che è fondamentale fare la prevenzione e quindi
le visite periodiche dal dermatologo, dallo specialista, perché se nel corso, diciamo, il tempo giusto sarebbe di un anno circa per fare una visita, e se in questo anno dovesse insorgere un melanoma, nella maggior parte dei casi è curabile. Questa è la utilità di fare delle visite periodiche regolari. È chiaro che un neo è una lesione che di solito si muove, una lesione dinamica, ma si muove lentamente, mentre di solito il melanoma ha una progressione molto più rapida, molto più irregolare. Ma anche in questo caso ci sono delle eccezioni, per esempio la lenticoma lignea melanoma, che è un melanoma del viso, cresce in tantissimi anni, per cui non è il melanoma che noi ci aspettiamo che è rapidamente invasivo. E quindi è importante anche seguire queste persone, perché a volte, per esempio, la lenticoma lignea melanoma può essere scambiata per tante altre lesioni del volto banali, come cheratosi seborroiche o lentigo solari, che poi vengono bruciate magari con un laser, qui portando dei problemi. C'è proprio un bel punto interrogativo da risolvere, nevo o melanoma? Ecco, questo è un caso che è proprio paradigmatico, nel senso che qui abbiamo due lesioni che da un punto di vista clinico sono molto simili tra di loro. Una di queste due è un melanoma, però chi può dire quale dei due è un melanoma? Occhio nudo, anche lo specialista può avere difficoltà per differenziare queste due lesioni. Per fortuna, ringraziando Dio, abbiamo da un po' di anni a disposizione una metodica che è la videodermoscopia. E abbiamo la diapositiva successiva. Che ci consente, che è una metodica assolutamente non invasiva, quindi può essere fatta da chiunque, dai bambini, dalle donne in gravidanza, non emettiamo radiazioni di nessun tipo, e ci consente di studiare la distribuzione di tutti i pigmenti all'interno dell'epidermide fino al derma papillare, quindi ci consente di vedere delle cose che a occhio nudo non sono visibili, che neanche il medico a occhio nudo può vedere. E quindi non è invasiva, non è invasiva, assolutamente non è invasiva, e quindi come viene fatto non è dolorosa. Come viene fatto questo test? Allora, questo... quando si parla della mappa dei nei, cioè questo termine un pochino così la mappatura che tutti conoscono, però in realtà poi la gente dice: ma che vuol dire fare la mappa dei nei? No, fare la mappa dei nei significa semplicemente spogliarsi il più possibile davanti a una persona che è capace di identificare un'eventuale lesione pericolosa. Quindi quando questi pazienti vengono da noi, più sono nudi e meglio è, perché il melanoma può essere dappertutto, incluse le mucose genitali per esempio, o le mucose buccali. Quindi una volta che la persona è soltanto con l'intimo addosso, noi possiamo valutare l'intera superficie corporea e si fa un primo screening ad occhio nudo in primis, ma soprattutto con un dermatoscopio manuale, in maniera tale da dirimere quelle che possono essere le lesioni più interessanti. Questo sì, questo no. Questo sì, questo no. E le lesioni che sono in maturazione, quindi non necessariamente le lesioni pericolose, ma le lesioni che sono in maturazione, vengono immagazzinate in un computer in maniera tale che nel tempo possono essere seguite. In questo esempio che abbiamo visto, torniamo indietro, c'era la diapositiva, qui c'è proprio la spiegazione dell'importanza di questa videodermatoscopia, perché appoggiando il dermatoscopio, appoggiando il videodermatoscopio, noi possiamo vedere due lesioni che sono completamente diverse da un punto di vista dermoscopico, quindi la lesione in alto a sinistra ha delle caratteristiche del melanoma che qualsiasi specialista che ha un po' di esperienza su questa metodica identifica immediatamente, pur essendo una lesione piccola di dimensioni e che quindi per il paziente potrebbe essere poco interessante, diciamo poco pericolosa. E poco preoccupante. E poco preoccupante, e viceversa sotto si vedono i globuli tipici di un neodermo, termico, neo banale, e quindi in un secondo noi, poggiando questo strumento, possiamo dirimere questo dubbio e salvare la vita a una persona. Ma ti faccio capire, una sorta di lente di ingrandimento, che cos'è? No, è un po' di più di una lente di ingrandimento. Una volta usavamo tanti anni fa le lenti di ingrandimento, ma il dermatoscopio è uno strumento che o all'interno ha una lente polarizzata, oppure apponendo una goccia di un liquido che può essere anche l'acqua, consente di rendere trasparente lo strato corneo, quindi lo strato superficiale dell'epidermide, e consente all'occhio di oltrepassarlo, quindi andare a vedere sotto fino al derma papillare. All'occhio nudo purtroppo non riusciamo a oltrepassare questo strato, quindi noi possiamo dire una lesione ha diversi colori, è simmetrica, asimmetrica, ma non possiamo vedere le strutture che sono fondamentali per la diagnosi. Andiamo avanti con le diapositive. Danilo, qui che cosa ci dice questa lesione sospetta? Allora, quando noi, dermo, perché quando
quando il paziente viene, per lui sospetto è qualcosa di completamente diverso da quello che è il reale sospetto. Cioè il paziente in genere si preoccupa per lesioni che sono di grosse dimensioni, che magari sono peduncolate oppure che sono state traumatizzate, che sono cambiate, ma in termine, nel nostro caso benigno, favorevole per il paziente, possono essere interpretate come cose pericolose. E viceversa, invece, magari una lesione piccolina, neonata, il paziente neanche la guarda, che invece può essere notevolmente pericolosa. Quindi il primo step che bisogna fare ed è fondamentale è capire se una lesione è di natura melanocitica, ossia un neo o un melanoma, oppure una lesione non melanocitica, perché ricordiamoci ci sono anche tanti altri tumori della pelle che non sono di questa natura e che però possono essere pericolosi. Quindi in ogni caso lo specialista deve dire questo appartiene a questa famiglia, questo certo. Appartiene a quest'altra famiglia. E esistono poi dei criteri, ovviamente sempre videodermoscopici, che ci indicano a quale famiglie appartengono e quindi qual è il grado di interesse o di pericolo che possono presentare. E anche di precisione diagnostica. Andiamo avanti con le diapositive, che ne abbiamo preparate tante. Eccolo qua, questa è una mappatura. Questa è una mappatura di un paziente tipo che quindi ha tanti nei e che nel corso dei suoi follow-up periodici vede comparire una lesione nuova che magari si modifica nell'arco di un breve periodo. Questa persona è stato visitato con questa lesione nuova che era apparsa e non c'era nell'esame precedente, quindi anche l'immagine total body è importante vediamo averla. Anche i tempi sì, e vediamo che siccome è stato visto a maggio, questa lesione pur essendo nuova dice beh controlliamola, non succede niente, la vediamo dopo l'estate la rivediamo questa lesione e vediamo che c'è una modifica sostanziale, non tanto nelle dimensioni ma nei contenuti dermoscopici. Quindi è chiaro che se succede questo, bisogna sportarla e in questo caso è già una situazione sospetta e pericolosa. È una situazione sospetta, non vuol dire che è un melanoma, infatti in questo caso non era un melanoma, era un neo che semplicemente aveva avuto una modifica importante. Se voi vedete il colore della pelle di questo signore durante l'estate ha preso tanto sole, si è abbronzato sì. E questo ci sono tanti studi pubblicati che dimostrano come il sole modifichi nel periodo dell'esposizione solare dei nei, per cui anche le modifiche post estate possono essere delle modifiche che possono indurre un sospetto certo. E magari transitorie. Quindi quando si dice mettete la protezione solare, proteggetevi il più possibile con la protezione più alta possibile, il significato è anche questo. Andiamo avanti con le diapositive che abbiamo preparato. Sì, questa è un'altra lesione. Sempre dello stesso paziente, che lo stesso si era modificata nel corso dei mesi estivi, quindi probabilmente possiamo dare un po' di colpa al sole che aveva portato questa modifica, però io non posso dare la colpa solo al sole nel senso di affidarmi a questa ipotesi e quindi non asportare questa lesione. La modifica è evidente, è venuta in un breve periodo, quindi anche questa lesione va asportata, anche quella era un neo, questa è la terza lesione dello stesso paziente modificata durante l'estate, invece in questo caso era un melanoma in situ. Quindi se noi non le avessimo asportate tutte e tre, e il motivo per cui le abbiamo spostate è lo stesso, sono tutte e tre modificate nell'arco di un breve periodo, non avremmo identificato un melanoma in situ. Che vuol dire melanoma in situ? Eccolo qua, ce lo spiega. Melanoma in situ vuol dire che quando si dice melanoma, a differenza di quello che abbiamo detto prima, se tu dici neo è sempre benigno, se tu dici melanoma è sempre maligno, però in situ vuol dire che sta ancora dentro l'epidermide. Siccome dentro l'epidermide non ci passano vasi né sanguigni né linfatici, una lesione intraepidermica non può dare metastasi, quindi togliere un melanoma in situ è come togliere un neo, cioè stiamo sicuri che questo paziente non avrà problemi. È meno pericolosa, è l'inizio della malignità, quindi in questa fase il neo, soprattutto il melanoma più frequente che si chiama superficial spreading, cresce inizialmente per un lungo periodo all'interno dell'epidermide, finché sta all'interno dell'epidermide il paziente può stare tranquillo perché non morirà con questa lesione. Andiamo avanti. Altra diapositiva che abbiamo preparato, questa ce la deve proprio spiegare. 2014-2018 mi sembra un'evoluzione lenta. Lentissima, sì, perché esiste una categoria di melanomi che si chiamano slow growing, cioè a velocità rallentata di crescita, in cui noi vediamo per esempio questo paziente che per 3 anni consecutivi ha fatto la mappa e questa lesione è rimasta uguale per 3 anni consecutivi. Quindi alcuni pazienti dicono vabbè, ma ormai ho fatto 3 volte di seguito,
vuol dire che non ho niente. Invece assolutamente non bisogna fare questo errore, perché abbiamo detto che ci sono due opzioni, il neo che si modifica, il neo oppure il melanoma che nasce su un neo preesistente, come è successo come in questo visto. Caso, oppure un melanoma d'amblée, un melanoma che cresce, che nasce su cute sana. Quindi questo paziente poi per 3 anni non è più tornato ai controlli e quando poi è tornato ai controlli 3 anni dopo, purtroppo aveva un melanoma su questo neo e noi ce ne siamo accorti, perché ovviamente a parte ce ne saremmo accorti lo stesso, ma avevamo tutto lo storico di questo paziente e che ci ha fatto capire cosa è successo in questo periodo. Immagino asportato, è stato preso per tempo nonostante questi 3 anni di trascuratezza? Sì, diciamo che anche in questo caso è stato preso per tempo, per fortuna, perché diciamo quello è il cutoff per cui un melanoma diventa molto più o molto meno pericoloso, è 0,75 mm, diciamo al di sotto di 0,75 c'è una bassa mortalità, al di sopra di 0,75 c'è un aumento della mortalità e sopra 1,5 mm il melanoma è molto più maligno, molto più pericoloso. Abbiamo ancora due diapositive da far vedere ai nostri telespettatori, eccolo qua, questo, sì, è, questo è preso a zero e preso dopo 18 mesi, che vuol dire? Vuol dire, non so se voi avete sentito quel detto che dice si nasce senza nei e si muore senza nei, no, questo è abbastanza vero nella maggior parte dei casi, perché la maggior parte dei nei vanno in regressione spontanea nel corso della vita, quindi può succedere che un neo va in regressione fino a scomparire completamente, però attenzione, anche i melanomi possono avere la stessa evoluzione, esistono delle volte, si trovano delle metastasi in pazienti che poi solo con l'esame istologico si capisce che sono di melanoma senza trovare il tumore primitivo, si dice metastasi da melanoma occulto perché quel melanoma non è stato diagnosticato precedentemente e piano piano è andato in regressione fino a scomparire, ma non è che non è diventato più maligno, anzi ha sparso poi le sue metastasi. Quindi potrebbe in giro essere pericoloso anche in questa situazione. Anche in questa situazione, quindi stare attenti anche ai nei che regrediscono. Se un neo regredisce velocemente per più del 50% conviene toglierlo. Insomma, si può tirare più i sellini. Assolutamente. Se non sbaglio abbiamo ancora una diapositiva per questa prima fase, eccola qua. Anche qui sì, questo è un altro esempio dove vediamo che dopo 6 mesi c'erano poche modifiche e dopo 16 mesi questo neo è andato completamente in regressione. Quando c'è un sospetto, per esempio, di metastasi da melanoma occulto, c'è anche un pezzettino di neo che era scoma, conviene biopsiarlo perché potrebbe essere quello all'origine del problema. Allora, se lei è d'accordo, io andrei velocemente perché avevamo preparato l'incidenza, la diffusione, soprattutto uomini e donne, quali sono i principali fattori di rischio? Le chiedo solo, la familiarità può incidere, dottor Piccolo? Allora, esistono due tipi di melanoma. Il melanoma sporadico, che è quello che viene a una persona qualsiasi, di qualsiasi famiglia, quindi che non ha un'ereditarietà, e poi invece c'è il melanoma familiare. E sono due entità diverse, quindi esistono delle famiglie purtroppo che trasmettono questa mutazione genetica e ci possono poi far sì che più persone della discendenza possano avere il melanoma. Nel melanoma, quando si parla di familiarità, la familiarità è sempre diretta, non è il cugino, lo zio. Questa è l'incidenza e la diapositiva successiva. Sì, possiamo anche tornare un attimo indietro, perché quello che si dice in questa diapositiva è che l'incidenza del melanoma in Italia, ma in tutto il mondo, è aumentata notevolmente negli ultimi anni. Noi non sappiamo ancora bene perché. È possibile che ci sia un fatto climatico, diciamo, magari il buco dell'ozono o comunque il fatto che ci sono state queste variazioni importanti climatiche ha fatto sì che il numero di melanomi è molto molto aumentato, sia negli uomini che nelle donne. E quindi sono soltanto nel 2018 sono stati riscontrati 14.000 casi in più. È anche vero che le persone si fanno visitare di più, quindi un'altra motivazione potrebbe essere questa, cioè mentre prima, prima c'era meno sensibilizzazione verso questi problemi, invece adesso ce n'è di più. Allora, la diapositiva successiva è quella che riguarda anche la familiarità, io direi di staccare, vado in redazione da Gigliola per vedere se sono arrivate delle mail per il dottor Piccolo. Gigliola? Sì Paolo, ne sono arrivate due. Mariella scrive, sono in attesa dell'esame istologico di un neo bicolore e volevo chiederle un parere.
Avendo portato io il neo al laboratorio, osservandolo bene, si intravedeva una parte più scura al di sotto del neo stesso e adesso mi resta il dubbio. Era quella la parte maligna del neo? Grazie in anticipo per la risposta. È un consiglio, capisco che è difficile capire più chiaro, più scuro. È una classica preoccupazione e domanda da paziente che è ovviamente mal posta, ma non nel senso che la paziente... È una mail. Ovviamente è una preoccupazione, no? Perché è chiaro, da queste informazioni che lei ci dà emergono diverse indicazioni che possono portare da un lato o dall'altro. E quello che posso dire per tranquillizzare la paziente è che un neo non è maligno fin quando non si ha l'esame istologico, quindi non parlerei di neo maligno, di parte maligna del neo. Quello che è importante è che quando si fa un esame istologico, comunque quel pezzo viene sezionato in varie fettine, in varie parti, quindi probabilmente l'intera parte, sia quella scura che quella meno scura, verrà analizzata. Quindi se c'è qualcosa nella porzione magari più scura, più profonda, che preoccupava la paziente, sicuramente l'istopatologo la osserverà e potrà fare una diagnosi precisa. Comunque sono sicuro che è riuscita a tranquillizzare la nostra telespettatrice. Giuliola? Scrive invece, 6 anni fa mi è stato asportato un melanoma PP1 a 0,38 mm dal dorso. Vorrei fare un piccolo tatuaggio nell'avambraccio e mi chiedevo se fosse controindicato e in generale se i tatuaggi facciano male alla pelle. Bella domanda. PT1 sarebbe al primo stadio. Sì, primo allora stadio. Per quanto riguarda il rischio per questo paziente per il melanoma, direi che è quasi zero, diciamo che può stare piuttosto tranquillo perché è stata fatta una diagnosi precoce, è stato asportato nel momento giusto. Per quanto riguarda il fatto che lui possa fare tatuaggio, sicuramente sì, perché non ci sono controindicazioni al tatuaggio. Quello che però c'è da dire sui tatuaggi, visto che io mi occupo anche di questo, è che è stato riscontrato, ormai accertato e pubblicato, che esistono degli inchiostri che sono cancerogeni, quindi che non appartengono a una categoria, diciamo, codificata di inchiostri sicuri, e che per questo motivo per un periodo anche alcuni inchiostri colorati sono stati vietati ai tatuatori. Facendo delle linfoscintigrafie sono state ritrovate dei linfonodi che presentavano l'inchiostro al loro interno, quindi significa che c'è una migrazione dell'inchiostro dal punto dove è stato fatto il tatuaggio fino al primo linfonodo che l'ha captato. Questo significa che se questo inchiostro è cancerogeno è potenzialmente metastatizzabile, quindi crea... non voglio mettere l'ansia o la paura a chi si fa i tatuaggi, però vorrei invece invitare chi si fa i tatuaggi di pretendere di sapere che cosa gli è stato iniettato, perché come facciamo quando facciamo dei filler banali, che noi lasciamo una cartina che specifica cosa noi abbiamo iniettato a quel paziente, allo stesso modo il paziente dovrebbe pretendere dal tatuatore la stessa stessa cosa. Abbiamo preparato una raffica di diapositive, le possiamo cominciare a mettere in ordine anche per capire le varie tipologie principali di melanoma, forse qualcosa l'avevamo già anche detta, no, dottor Piccolo? Sì, diciamo che il melanoma più comune e più frequente è questa diffusione superficiale, che come dicevamo ha una crescita piuttosto lenta nel tempo, quindi ti dà il tempo se il paziente è ha la fortuna di essere visto o se si preoccupa e si fa visitare, di poter intervenire e quindi rientrare in quel range di profondità, di spessore che ci dà la sicurezza che il paziente non avrà grandissimi problemi nella vita. La variante invece più pericolosa in assoluto è la variante del melanoma nodulare, perché in dermatologia tutto ciò che va in profondità si alza in superficie, quindi anche i banali nevi dermici, quelli che possono essere tolti facilmente anche con il laser, sono lesioni profonde. Però se la lesione profonda è maligna, è chiaro che la sua possibilità di metastatizzare aumenta notevolmente, perché più andiamo in profondità più aumentano i vasi linfatici, i vasi ematici. Quindi il melanoma nodulare però può avvenire in due modi: o per trascuratezza, quindi un melanoma superficial spreading che non è stato diagnosticato e che il paziente se l'è tenuto per tanto tempo, a un certo punto fa un nodulo. E quella è una, ovviamente una degenerazione di un melanoma che poteva essere diciamo, captato prima e quindi il paziente poteva non essere a rischio di vita. Però purtroppo esiste anche una variante, per fortuna rara, molto rara,
che è il melanoma nodulare d'Amblè, per cui ti nasce un nodulo, immediatamente è già un nodulo, quindi là purtroppo la visita periodica, la visita dello specialista non è in grado, non può intervenire, anche togliendo subito questa lesione, il rischio per il paziente è molto alto. Il melanoma lentigo maligna è quello del volto, che invece ha una crescita lentissima, che ti permette di intervenire anche dopo tanti anni senza rischi, e in questi casi, siccome spesso sono lesioni grandi sul volto, quindi che sono anche esteticamente rilevanti, conviene fare una biopsia nei punti più. La videodermoscopia ti dà delle indicazioni su dove ci potrebbe essere più rischio, allora in quel punto tu vai a prenderne un pezzettino prima di decidere di asportarla completamente. Vediamo le diapositive che abbiamo preparato, perché così vediamo anche velocemente i vari tipi, perché non abbiamo. Sì, questo è un melanoma superficial spreading classico che presenta tanti criteri. Vedete, a occhio nudo era una lesione marrone o marrone scura e non vedevamo molto di più se non i criteri di simmetria. Qui invece noi vediamo un reticolo atipico, vediamo dei globuli irregolari, vediamo delle aree grigio bluastre, delle zolle di pigmento. Quindi vediamo tanti criteri di malignità che poi ovviamente ci confermano quello che è. Quindi da asportare, preso per tempo in questo caso? In questo caso preso per tempo, sì. Andiamo avanti con le diapositive. Questo è un altro caso, lo stesso. Sempre superficiale? Sì, abbastanza superficiale. Melanoma in situ. E qui abbiamo già detto che in situ non può dare metastasi, sottile è sotto i 0,75, invasivo è sopra 0,75. Eccolo qua, un melanoma in situ, come diceva il dottor Piccolo. Sì, una cosa importante è che siccome abbiamo detto che un melanoma può nascere su un neo, in genere quando succede questa eventualità lo fa sulla periferia, non lo fa dal centro del neo. Quindi ogni volta che noi abbiamo un neo che ha una zolla più scura da qualche parte, bisogna farlo vedere allo specialista, perché poi ponendo sopra un videodermatoscopio noi possiamo andare a studiare quella zona in particolare, vedere che per esempio in questo caso sono delle strie irregolari, e questo è un indice di sospetto che ti fa sì che tu possa togliere questa lesione. È un melanoma in situ, il paziente non ha problemi, non ha rischi e abbiamo risolto diciamo un rischio preso potenziale. Per tempissimo. Melanoma sottile, questo dottore? Questo è il melanoma sottile, è quello appunto sotto 0,76 mm, cioè stiamo in una fascia dove ci sono ancora relativamente pochi vasi e quindi la possibilità di metastatizzare di questo melanoma è abbastanza bassa. Quindi quando io per esempio vedo un paziente come quello dell'email precedente e dice oddio, ho avuto un melanoma di 0,30, 0,40, io dico sei stato fortunato, tu non devi vederla come una cosa negativa, devi vederla come una cosa positiva, perché hai tolto per tempo una cosa che era potenzialmente maligna, che invece, cioè è maligna lo stesso, ma il grado di malignità è molto basso, il rischio di metastasi è molto basso, e quindi quando c'è questo tipo di diagnosi è quello che noi come dermatologi ci auguriamo. Ogni volta che tolgo un sospetto melanoma mi auguro che sia sotto i 0,75 mm. Andiamo avanti. Questo invece è un melanoma invasivo dove lo spessore supera in questo caso abbondantemente i 0,75, nella zona nodulare probabilmente supera l'1,5 mm, 2 mm, quindi in questo caso la possibilità di sopravvivenza del paziente è molto bassa, perché il melanoma è molto curabile nelle fasi iniziali, quindi da lì l'importanza della prevenzione, perché poi il melanoma di fatto risponde come terapia solo alla terapia chirurgica, perché tutte le altre terapie, poi magari ne possiamo parlare, ancora non hanno dato risultati straordinari. E questo appunto è il nodulare nodulare che abbiamo detto, questo nodulo che appare d'amblè, e qui c'è poco da fare, non c'è purtroppo per questi pazienti grandi possibilità di sopravvivenza. Quindi questo è pericoloso, è una situazione, è un caso serio questo? Questo è un caso serissimo, purtroppo. Mi è sfuggita la diapositiva, possiamo tornare indietro? Questa sì, questa è la lentigo maligna melanoma, vedete, una lesione grande, di grandi dimensioni, allora se c'è il sospetto, e tu il sospetto lo puoi identificare meglio facendo la videodermoscopia, che credo che sia la diapositiva successiva, nelle zone dove noi vediamo in questo caso le zone più scure, è lì che andremo a prenderci il pezzettino, perché abbiamo più possibilità di vedere lì il melanoma, perché se prendiamo una parte periferica rischiamo di trovare ancora una fase lentiginosa che simula una lentigo solare o un'altra lesione benigna, e lì il rischio è altissimo, perché poi se questa lesione, che ha una crescita lentissima e quindi è poco pericolosa, tu la bruci con l'azoto liquido, con il laser, con la crioterapia, con il bisturi elettrico, allora sì che puoi creare un danno grave.
Infatti anche i medici estetici dovrebbero sempre rivolgersi a un dermatologo prima di decidere una terapia questo estetica. Questo è un caso analogo, forse più serio? Sì, questo è un caso analogo di lenticoma lignomelanoma, no, non è più serio, questo è solo per far vedere che nel viso non abbiamo una rete vera e propria come succede in altre parti del corpo, ma abbiamo i sbocchi delle ghiandole, quindi diciamo anche il melanoma segue il percorso di questi sbocchi ghiandolari e il pigmento si deposita attorno ai sbocchi ghiandolari. Altra diapositiva, sotto a un piede. Un altro tipo di melanoma che prima era il quarto tipo, abbiamo detto sono quattro tipi, sì. In particolare l'ultimo tipo era quello a canale lentigginoso, che in questo caso non è più lentigginoso, diventa nodulare perché non è stato diagnosticato per tempo. È chiaro che in questo caso il rischio di amputazione, per esempio, è molto elevato e anche il rischio di non poter sopravvivere, nonostante tutte le terapie immaginabili, è molto molto elevato. Quindi noi non dobbiamo mai arrivare a situazioni di questo genere, perché in questa situazione il medico ha poche possibilità di intervenire. Si è arrivati a questa situazione per trascuratezza? Sì, no, quasi sempre per trascuratezza, quasi sempre. Anche perché purtroppo è anche una zona difficile da guardarsi, quindi non la trascuratezza è indotta dalla difficoltà. Ma in questi casi non si prova dolore? Questa è un'altra cosa, un'altra bella domanda e sono contento che me l'abbia fatta. Il peso del corpo sul piede. Allora, il melanoma quando dà dolore, quando si fa sentire, quando sanguina, è troppo tardi. Cioè significa che ha raggiunto una profondità tale per cui è più difficile da curare. E il melanoma nella maggior parte dei casi è completamente asintomatico e questa è una grande fregatura perché chiaramente il paziente dice ma in me questa lesione non mi ha mai dato nessun tipo di fastidio, come può essere pericolosa? E questo è purtroppo il clou di tutto però il discorso. Abbiamo visto il livello di trascuratezza. Ancora qualche caso, ce lo spiega il dottor Piccolo. Sì, questo invece è il melanoma acrale come quello precedente, dove noi invece possiamo intervenire, perché praticamente è in una fase iniziale, stiamo ancora all'epidermide o all'inizio del derma, quindi come per le altre parti del corpo, quindi come il superficial spreading melanoma, se noi togliamo un melanoma in fase iniziale della zona acrale, il paziente non avrà problemi. Un altro mito che vorrei diciamo, sfatare in questa trasmissione è che non è vero che tutti i nei dei piedi o delle mani sono pericolose perché c'è l'appoggio, questa è una cosa che ormai è chiarita da tantissimi anni, non c'è nessun fastidio, nessun problema a camminare su un neo, anche perché il neo non è una cosa che è appoggiata sulla pelle, è una cosa che fa parte della pelle, quindi non è il trauma che tu fai col camminamento che può causare problemi ai nei, quindi non è vero che i nei acrali vanno sempre asportati, anche perché il melanoma acrale nella nostra razza, nella razza caucasica, rappresenta solo circa il 10% di tutti i melanomi, quindi non avrebbe senso asportare migliaia e migliaia di nei acrali per avere qualche melanoma. Ultima diapositiva che facciamo vedere. È che se poi il melanoma acrale tu non lo identifichi, può essere molto invasivo, come in questo caso andare a coinvolgere strutture anche come le unghie per esempio. E in questo caso è chiaro che tu sei costretto poi ad amputare l'intero dito per poter sperare di bloccare l'evoluzione anche di questa. Anche qui è paziente trascurato. Questo sicuramente è un paziente trascurato, anche perché era in una zona visibile, quindi il paziente avrebbe potuto notare prima queste modificazioni. Un paio di domande e poi la devo mi scusi congedare. Quanto si può vivere con un melanoma e in tempi di pandemia c'è stato un abbassamento della soglia di attenzione verso i melanomi, verso le malattie della pelle in generale? Come specialisti l'avete notato questo? Per quanto riguarda la prima domanda, come abbiamo già detto, dipende dallo spessore nel momento della diagnosi, quindi se c'è uno spessore buono, diciamo favorevole, si può vivere anche tutta la vita. Per quanto riguarda invece il discorso pandemico, sicuramente c'è stato un peggioramento, diciamo abbiamo visto tanti casi trascurati, soprattutto di pazienti che si rivolgevano agli ospedali, perché chiaramente negli ospedali il discorso Covid ha completamente bloccato tutte le altre attività, quindi mentre prima era più facile accedere al reparto ospedaliero per farsi controllare il neo, nel periodo pandemico è diventato molto più complicato e quindi anche lesioni che magari erano state messe in lista per l'asportazione e che poi purtroppo causa Covid questa asportazione è stata rimandata, poi la prognosi sicuramente è stata molto peggiore al momento in cui è stato potuto. Consiglio utile finale, visita di controllo ogni quanto e da che età? Soprattutto se è una persona che ha tanti
Sì, allora la visita periodica secondo me ragionevolmente una volta l'anno è più che sufficiente, nella maggior parte dei casi ti garantisce la copertura dal rischio. Per quanto riguarda l'età invece di inizio delle mappe, io dico dalla pubertà in poi, il melanoma nei bambini, ringraziando Dio, è molto molto raro, quindi non ha senso che per esempio tante mamme o papà fanno visitare i figli piccoli e non si visitano loro. Io Certo. dico sempre, se voi ci tenete i vostri bambini, fatevi visitare voi e poi, quando saranno più grandi, anche i bambini. Grazie, grazie al nostro ospite, il dottor Domenico Piccolo, Grazie. grazie per essere Grazie a stato con voi noi, dell'invito, specialista grazie ancora e in buonasera a tutti. dermatologia. Sono dovuto andare un po' di corsa a causa del tempo. Prima di andare in pubblicità, però, un'informazione importante per i nostri telespettatori. Domenica prossima, 8 maggio, in occasione della festa della mamma, tornano le azalee della ricerca di Fondazione AIRC. Tornano in tantissime piazze in tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Pensate che in 38 anni di vita l'azalea della ricerca ha permesso di raccogliere oltre 280 milioni di euro che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare proprio tentativo di diagnosticare più precocemente possibile tutte le forme di cancro e di curare con maggiore efficacia tutte le pazienti. E allora, domenica in tantissime piazze italiane ci saranno 20.000 volontari dell'AIRC ad aspettarvi. Per trovare la piazza più vicina andate sul sito di AIRC.it e soprattutto domenica regalate a tutte le mamme le bellissime azalee di Fondazione AIRC. Pubblicità, ci vediamo tra poco per la seconda parte di questa trasmissione.